Teatro in Milano va ora in onda una nuova, coinvolgente, lungimirante puntata del Renzi dopo Expo Show. Ciao Milano! Buonasera! Un saluto a tutti Milano! Come state Milano? Cosa dici? Queste femmine anche un stucaglio. Buonasera Renzi, per piacere, la smetta di parlare in milanese, guarda. Signori miei, mettiamoci in testa che Milano è il futuro. Ah, sì. Forse per me trasferirei in questa città tutto. Sì. Parlamento, Palazzo Chigi, il Colosseo. Ma Roma? Mamma mia, non ho nomini. No, ma cosa fa? Cazzo, quella porta una sfiga. Ma no, prego. Ma cosa va? Vale, Roma non e porta sfortuna. Lo ripete pure. Ma non porta sfortuna. Mi dica solo una cosa che è uscita da Roma che non associerebbe alla sfiga. Marino. Ma no. Il partito di Fassina, l'alluvione del Tevere. Vabbè, ma... Lei ha mai sentito parlare del Tevere che son da Milano? Ma che... No! Sarà mica un caso. Senta, guardi, lei è il premier di tutta l'Italia, non può parlare solo di Milano, eh. Io amo questa città. Bene. Perché si presenta al turista, sì, mostrando l'emozione giusta. Ah, sì? Lei provi a uscire dalla stazione di Roma. Si trova il classico elettore del Movimento 5 Stelle. Ma no, ma... Un disoccupato che le chiede i soldi col braccio che gli trema, la mano sporca. Ma non sono così. Mentre sono... se esce da Milano, si trova davanti alla stazione, si trova lo splendore della torre dell'Unicredit. Vabbè. Vuole mettere l'ottimismo. Sì, guardi che però Unicredit ha appena dichiarato un piano di licenziamenti per 18.000 persone, eh? E allora cambia stazione. Eh no, vabbè, però... Cazzo, scusa. Milano ne ha tre proprio in quella dove c'è l'Unicredit, devo uscire. Vabbè, ma non è quello il punto. Piuttosto... Sì? Avete sentito che temperatura c'è fuori? Sì, sì. Fa così caldo, ma così caldo che si può andare in giro anche senza coperture. No, vabbè, non faccia battute. Allora, senta, parliamo invece del prossimo sindaco di Milano. Ferma la musica! Nessuno tocchi il modello Milano! Ma nessuno... Milano ha un modello di leadership politica che non deve essere perduta. Ah, vabbè, però Pisapia è di Sel, eh? Quindi sosterrebbe anche un sindaco di Sel? No. Ah, quindi vuole partecipazione dal basso? Figurati. Ma almeno le primarie di coalizione? Sto cazzo. Oh. I milanesi potranno scegliere liberamente alle primarie. Dico solo che se non eleggono Sala, per me Milano può anche bruciare. Vabbè, per favore. Senta, cambiamo argomento, anche se non balla. Lei è appena stato in Arabia Saudita, no? Che viaggio incredibile. Sì, ecco. Appena sono sceso dall'aereo, eh, ho visto questa distesa infinita di deserto e nulla. E ho pensato, ecco cosa prova Bersani quando fa un comizio. Vabbè, ma no, guardi, senta, no, torniamo invece all'Italia. Parliamo del dopo Expo, la prego. Signori miei, oggi è il giorno in cui si parla di futuro dell'Italia del 2040. 2040 addirittura? Perché se ci fermiamo a pensare a quella di oggi, fa un po' cagare. No, vabbè, adesso, però... Pensiamo a quella del 2040. Ecco, ma cosa pensate di fare in quell'area? Fermate la musica. Sì, ma anche se non fa... Signori miei, che cos'è questa? Cosa? Questa qui, che cos'è? Oh, mamma, è una grattugia. Esatto. È una cosa complicata. La grattugia. È una cosa del passato. Ma no, ma si usa... Allevare una mucca, prendere il latte, fare il formaggio, aspettare la stagionatura, grattare, che palle. Ma no, ma la invece oggi c'è questo. C'è questo qui. Lo smartphone, ma cosa c'entra con la grattugia? Con questo chiami, prenoti il ristorante, ti siedi al tavolo e poi chiedi al cameriere: mi porta il formaggio per favore, grazie, è il progresso. Ma cosa c'entra? Ce ne dico un'altra, ma guardate questo. È un libro. Uno strumento che ha avuto il suo perché, non lo nego. Ma come il suo perché? Ma era anche un modo per chiudersi in se stessi, per isolarsi. Ma no, leggere è bellissimo. Ma oggi, grazie a questo... Ah, ancora lo smartphone, basta. Mi scusi, ma con tutto l'impegno del mondo lei riuscirebbe a farsi un selfie con un libro? Ma no, ma non serve, no, non serve. No, vero? E allora a che servono? Una volta c'era questa, se la ricorda questa? Basta, cos'è? Questa qua, se la ricorda? Ah, sì, sì, è certo, è una scheda elettorale. Sì. Ma il mondo va avanti. Stiamo ancora lì con la matitina a fare dei segni come gli assiri babilonesi sulle tavolette di cera. Ma che assiri babilonesi? Questo. Basta con sto smartphone. Cosa vuole proporre? Il voto via telefono, no? Ma chi se ne frega del voto? Ma come chi se Quando ne avete frega? Qualche guaio, mi mandate un messaggio. Ma hai una città da amministrare, un giubileo da organizzare, una sinistra da cestinare. Ma cosa sta dicendo? A cosa serve votare quando puoi whatsappare? Ma che whatsappare? Senta, comunque, no, non ha ancora risposto. Cosa farà nell'area Expo? Io sono un visionario. Sì? I have a dream. Urca. Io ho un sogno. Oh mamma. Sogno che nel 2040 i nostri figli vivranno in un dopo Expo d'eccellenza. Ah.
nel quale le migliori menti lavoreranno fianco a fianco per il progresso del bene e della scienza. Ah, che bello! Ma quindi il governo ha già un progetto? Mm? No, dico, il governo ha già un progetto? Ho detto sogno, mica progetto. Ah, che ne so? Tanto nel 2040 l'area Expo sarà tutto un bar cinese.